Lo vedeva tutte le mattine, sempre là, dietro quella vetrina, così trasparente alla luce di tutti, ma realmente prigioniero, dietro alle mura di quel negozio così piccolo. Era un bellissimo volpino bianco, una tristezza vedere come tutte le mattine la stessa scena. Era come se dicesse: portami via con te. Fino a quando un bel giorno Rossella non resistette più, entrò in quel negozio e lo comprò. Da quel momento la ragazza ebbe la responsabilità di accudirlo e farlo stare bene. Man mano che i mesi passavano, Mozzi cresceva sempre più bello, forte e simpatico. Cosicché la padroncina capì che non era un cane come tutti gli altri. Quindi pensò che sarebbe stata una bella idea valorizzarlo iscrivendolo a una gara canina. Dopo tante ricerche, lesse che in quei giorni c'erano le selezioni a Roma, Villa Borghese, per partecipare a Stella a quattro zampe. Non esitò un attimo, cercò di organizzare tutti i preparativi per fare in modo che Mozzi fosse pronto per una gara così importante. Finalmente arrivò il grande giorno. Trasportino, valigia e via, si parte. L'adrenalina era a mille, le ore sembravano passassero più. Mozzi era così impaziente. Poggiava le zampette morbide sul finestrino e la sua coda sembrava girasse come un ventilatore ad alta velocità. In ogni stazione dove sostava il treno abbaiava come per dire: ma siamo arrivati? Ma dopo un lungo viaggio finalmente eccoli arrivati. Cartello blu, Roma, si scende. Pian piano si avvicinavano a quel grande parco e si sentivano le voci di altri padroni e l'abbaiare dei cani si faceva sempre molto più forte. Mozzi sembrava fosse impazzito in mezzo a tutti gli esseri della sua stessa specie. Se ne vedevano di tutti i colori, grigi, neri, marroni, di tutte le taglie, dalle più grandi simili a mini pony ai più piccoli avvolti tra le mani simili a dei criceti. Ma Mozzi si distingueva con quel suo manto così lungo, bianco. Il suo pelo sembrava talmente lucido ed era quasi l'invidia di tutti gli altri cani. Ad un tratto, eccolo, ebbe un miraggio, vide una pechinese. Anche lei si faceva osservare con quel suo manto lungo color miele. Mozzi, incantato dalla bellezza della cagnolina, cercò di farsi notare, ma quando iniziarono a giocare insieme, scorazzando felicemente sull'erba, arrivò un bulldog. Attratto dal fascino della dolce cagnolina, non distolse lo sguardo, cercando di attirare la sua attenzione, e iniziò a fare delle grandi capriole. Ma ovviamente il suo peso e quelle zampine corte non gli permisero di fare l'acrobata, rendendolo ridicolo agli occhi della pechinese e di Mozzi, che iniziarono a prenderlo in giro, fino al punto che il vitellone bulldog digrignò i denti a Mozzi e iniziò così una lotta fra loro due. La cagnetta, disgustata da quello scenario, andò via con la sua padroncina. E Mozzi e il bulldog, dispiaciuti dai loro giochi malsani, interruppero la lotta e si prepararono per la gara. Adesso arrivato il momento di fare seriamente. Quindi Rossella si munì di numerino di iscrizione, speranzosa che fosse il vincente. Seguirono tutte le varie prove, dal salto agli ostacoli allo slalom finale, fino a quando arrivarono al passo più importante, sfilata e presentazione sul palco.
Le gambe di Rossella tremavano, ma cercava di non farlo traperare. E invece Mozzi era così contento che sembrava quasi sorridesse. Sfilava sul palco con un'andatura così elegante, come se lo facesse tutti i giorni. Ma alla fine prevalse il suo spirito birichino e giocarellone, al punto che voleva giocare con il presentatore. Si esibì altri 10 minuti, giunto il tempo che la giuria lo osservò con occhi abbastanza cupi, fino a quando scesero dal palco. Ovviamente, signori, il risultato era quasi scontato. Infatti, l'ansia dell'attesa non servì a nulla, perché il verdetto finale fu negativo. Ma per Rossella, Mozzi ritornarono a casa, quindi sconfitti pubblicamente, ma non moralmente. Infatti, per Rossella, Mozzi rimase il cane più bello, dolce, birichino del mondo. Era il suo cane. Datele un po' di emozione.